La situazione della riserva naturale del Borsacchio in stallo dopo lo stop del governo alla regione che aveva deciso di ridurre l'estensione della riserva da 1.100 a 24 ettari. Nonostante il tempo trascorso non sia ancora registrato alcun progresso significativo, lasciando la comunità e le associazioni ambientaliste in attesa del prossimo passo. Recentemente alcuni consiglieri regionali hanno presentato una richiesta all'ufficio legislativo nel tentativo di smuovere le acque e trovare una soluzione. Tuttavia la mancanza di chiarezza e di risposte concrete continua a preoccupare il WWF, che sollecita la Regione Abruzzo a fornire aggiornamenti e a prendere provvedimenti al più presto. Sì, come ricorderanno tutti coloro che hanno seguito un po' questa vicenda, dopo la insensata proposta di riduzione della riserva del Borsacchio a 24 ettari, c'era stato un po' lo stop da parte del governo che aveva fatto capire alla regione che se fosse andata avanti su questa strada sarebbe arrivata alla Corte Costituzionale. Quindi il governo regionale si era impegnato a riportare in consiglio regionale una nuova proposta di riperimetrazione che quantomeno riportasse a un numero molto più ampio di ettari la riserva. Sono passati ormai quasi 8 mesi e questo ancora non è avvenuto. La riserva del Borsacchio, situata tra la foce del fiume Tordino e quella del torrente Borsacchio nel territorio di Roseto degli Abruzzi, rappresenta un'importante area di conservazione ambientale e paesaggistica. Per questo motivo, per le associazioni ambientaliste, la sua tutela è fondamentale per preservare la biodiversità e il patrimonio naturale della regione. È una situazione alquanto preoccupante perché, come avevamo indicato fin dall'inizio, questo non fa altro che generare confusione anche dal punto di vista della gestione della riserva stessa. Ricordiamo che c'è un piano di assetto naturalistico che è ormai sostanzialmente pronto, definito sia dalla regione che dal comune di Roseto. Questo permetterebbe di arrivare a una gestione proattiva della riserva, così come avviene in tante altre riserve, ad esempio la riserva dei Calanchi di Atri, che è gestita dal WWF e che porta avanti tutta una serie di progetti anche in collaborazione con gli agricoltori che sono presenti in quel territorio. Questa situazione di stallo non giova a nessuno.